emozioni sono energia e magia. È sempre un'emozione sentir parlare di rigatoni. Si sta già caponando la pelle. Ho vissuto tanto con loro e ho imparato tanto dai rigatoni, da ogni singolo rigatone. Mi sento proprio nel cuore e voglio bene ai rigatoni. Aver creato i rigatoni per me è stata una cosa veramente bella, che ricordo ancora adesso dopo 30 anni, forse era più difficile a proseguire che inventarli. Ognuno si prepara per quello che deve fare e quando tutti lo fanno bene è veramente emozionante, cioè senti proprio l'impegno di tutti e la forza che abbiamo quando siamo tutti uniti come gruppo e quando tutti danno il 100%. Musica, coreografia, costume, lavoro, preparazione fanno parte, secondo me, di un unico insieme. Emozione. Nervosismo a manetta, che ti rende irrequieto fino a quando non inizia la prima nota. C'è una parte del corpo che si stringe. E non ci lasceremo mai. Non capisco come quella roba lì. Comunque, un pezzo di storia. Fra 30 anni ci ritroveremo qui. Lui col bastone, Caruzzella, se che sembra mo. E andremo avanti con le emozioni, questo è poco ma sicuro. E poi vi spiegherò anche cos'è la polmonella, però questo fa 30 anni. Ciao gente. Mica sa comunque da chi 30 anni. Mirzu mia.